Buongiorno, buona domenica a tutti e buona Pasqua. Buona domenica. A quanto siete forti? Avete mai fatto una prova di quelle che si fa ai Luna Park, che ci sono cose da sollevare, il pugno da dare? Io sono stato sempre negato in questo, perché tutte le volte che andavo al Luna Park e che mi dicevano di dare un pugno, prendevo da tutte le parti tranne che dal pallone. Che quella palla che scendeva, per cui l'indice, oppure c'era quello col martello che tu dovevi battere, andava su cose della nostra epoca. Io sono stato sempre negato in questo. Certo, col tempo un pochino mi sono irrobustito anche dovendo sollevare pesi al negozio, e diciamo che attualmente io, valutandolo, riesco a sollevare più o meno sui 40 kg con due braccia, che non è un granché. Ma sapete qual è il record mondiale di sollevamento? Vedi alla prossima. Questa persona qua, questo si chiama, è islandese, Aftor Björnsson, e riesce a sollevare in quella maniera, non di quelli che li portano sulla testa, ma soltanto a sollevarli per sollevamento, 501 kg. Vedete il bilanciere quanto si piega? 501 kg è metà del peso della macchina con cui siamo venuti. Cioè, in pratica è come se sollevasse mezza Hyundai là di fuori. Noi siamo abituati a spostare pesi, ma chiaramente non siamo abituati a spostare 501 kg. E se non ci trovassimo davanti ai 501 kg di Björnsson, cosa diremmo? E chi gliela fa? Non è possibile spostarlo, è assolutamente impossibile. Beh, è esattamente quello che hanno pensato tre donne il giorno di Pasqua di oltre 2000 anni fa. Mi dai la prossima? Marco 16 da 1 a 3. Marco dice così: passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungere Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levar del sole e dicevano tra loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? Allora, quello che si reca alla tomba di Gesù è un terzetto che non si è formato per caso. Allora, chi c'è lì dentro? C'è Maria Maddalena, chiamata così perché veniva dalla città di Magdala, di Maria di Magdala. Maria di Magdala era una delle finanziatrici di Gesù, era una donna che probabilmente era anche benestante e finanziava Gesù, perché chiaramente per andare a predicare finanziava le cose. Cosa significa? Gli dava alloggio, cibo, acqua, vestiti. Questa era la maniera di Maria di Magdala di finanziare l'opera di Gesù. E forse lo faceva per gratitudine, perché Maria era stata liberata, lo leggete nel Vangelo di Luca, al capitolo 8, era stata liberata da sette spiriti maligni, da sette demoni. E poi c'era un'altra Maria, Maria di Cleofa. Lei aveva un figlio all'interno dello staff di Gesù. Era la mamma di Giacomo il minore. Alcuni affermano, ma non si sa realmente così, che fosse anche una sorta di parente di Gesù, in quanto suo padre, il padre di Maria di Cleofa, era Anteo di Cleofa, ovvero il fratello di Giuseppe, lo sposo di Maria. Però questo è una cosa che non è veramente, gli storici non sono tutti quanti concordi. E infine c'era Salome invece di averne uno nello staff di Gesù ce ne aveva due di figli là dentro, perché era la madre di Giacomo il maggiore e di Giovanni, che era il discepolo che Gesù amava, che ha scritto poi il Vangelo di Giovanni. Ora, Maria Maddalena, Maria di Cleofe e Salome non erano semplici discepoli, facevano parte di quello nucleo ristretto di persone che viveva fianco a fianco ogni giorno assieme a Gesù, assieme al Maestro. E chissà quante volte avevano sentito queste parole. Mi dai la prossima?
Marco capitolo 10, da versetti 31 a 34. Qui è Gesù che parla. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo tre giorni egli risusciterà. Ora, l'informazione ce l'avevano tutta. Tutta quanta. L'informazione c'era tutta. Hanno creduto e hanno seguito Gesù. Ma poi l'hanno visto morire in croce. L'hanno visto giacere a terra e hanno visto il suo corpo portato dentro una tomba e chiudere quella tomba. Vieni alla prossima. Marco il capitolo 15, versetto 36, il 41 e poi dal 46 al 47. Allora Gesù emise un altro forte grido e rese lo spirito. C'erano là alcune donne che seguivano a distanza la scena: Maria Maddalena, Maria, la madre di Giacomo, il piccolo e di Iose, Salome ed altre. Giuseppe di Arimatea, comprò un lungo lenzuolo di lino e dopo aver tolto dalla croce il corpo di Gesù lo avvolse nel lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra davanti all'apertura del sepolcro. Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare dove veniva deposto il corpo di Gesù. Non erano lì per caso. Maria, l'altra Maria, Salome, sembra che fossero un team di persone che si supportava a vicenda. E secondo me in quel chi ci rotolerà la pietra c'è ben più di una riflessione sul peso della pietra. È un momento di dubbio, è un momento di assenza. È in quel momento di dubbio, di assenza e disperazione che si fondono assieme e vivono assieme. Mi dai la prossima. Nell'originale pietra, in greco, è megalithos, che dovrebbe essere qualcosa che ci suona familiare, megaliti. Quando si parla delle costruzioni megalitiche, che ci sono, Stonehenge è famoso in Gran Bretagna per i megaliti, quei sassi enormi. Stiamo parlando di un macigno, è un macigno. Ora, c'è questo macigno, ma qual è il macigno più grande per Maria di Magdala, Maria di Cleofa e di Salome? È la pietra da spostare oppure quelle domande che sono irrisolte, che girano per la testa loro e che non hanno coraggio di dire l'una all'altra. Questa è la fine della nostra speranza? È realmente chiuso in una tomba il nostro Salvatore? Ci siamo sbagliate? Abbiamo creduto in qualcuno che non era affidabile? Chi ci rotolerà la pietra? Come faremo a continuare a vivere senza la nostra speranza? Questi erano i dubbi intellettuali. E poi c'è un dubbio reale. C'è un dubbio reale. Come faremo a spostare la pietra? Come faremo ad entrare la tomba e ad accudire il nostro Signore? Che è morto. La vita di ciascuno di noi, di tutti noi, propone dubbi su base quotidiana, dubbi che spesso sono megalitos, sono dei macigni, dei dubbi enormi. Ti chiedo, quale pietra stai portando qui oggi? È un dubbio intellettuale su come sarà la vita nei prossimi anni? Perché senti che dentro qualcosa non va, non quadra. Che non hai un motivo apparente per vivere, perché la vita è sciatta, scialba, senza una direzione. Non trovi uno sbocco per il futuro. Oppure è un dubbio reale. Mio figlio è malato. Chi lo guarirà? Guarirà mai? Mio matrimonio è in pezzi. Come farò? Ho perso il lavoro. Chi darà da mangiare alla mia famiglia? Megalitos. Quali che siano le tue pietre, che sono come i 501 chili del regolo del mondo, la realtà è che non ce la farai a spostarli da solo. Non ce la farai, non puoi. Mi spiace dirtelo, la tua sensazione è giusta, non puoi spostare queste pietre, non tu almeno, non da solo, come Maria di Magna, come Maria di Cleofe e come Salome.
Ma la Pasqua non è una croce. La Pasqua non è una croce. Quella è il venerdì. Quello era il momento del dolore e dell'umiliazione di Gesù. La Pasqua è una pietra rotolata e una tomba vuota. Gesù non l'ha fatto per dimostrare i suoi superpoteri, non era interessato a quello. Anzi, ai farisei che ne chiedevano uno, che dicevano: oh, facci vedere una cosa eclatante, così tipo Mago Casanova. Aveva risposto questo, Matteo 12, versetti da 39 a 40. Una generazione malvagia ed adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Gesù non l'ha fatto per dimostrare i suoi superpoteri, ma l'ha fatto per dare a noi la sua stessa potenza, la medesima potenza, per lasciarla a te e a me, a tutti coloro che si affidano a lui. Paolo dirà così della potenza della risurrezione in Filippesi capitolo 3 versetti da 10 a 11: mi sono disfatto in qualsiasi altra cosa, è stato l'unico modo valido per poter conoscere fino in fondo Cristo e la potenza della risurrezione e scoprire che cosa significa soffrire e morire unito a lui per giungere anch'io a una nuova vita con la risurrezione dei morti. Quella potenza che aveva sperimentato su di sé, e ne abbiamo parlato qualche settimana fa, imparando chi era colui che poteva rotolare la pietra. Prossima. 2 Corinzi, capitolo 12, da 8 a 9. Ben 3 volte ho pregato il Signore di liberarmi della sofferenza, ma Egli mi ha detto no, perché la mia grazia ti basta. La mia potenza si manifesta in pieno in quelli che sono deboli. Ecco perché sono contento di vantarmi della mia debolezza, di essere una dimostrazione vivente della potenza di Cristo, affinché fate sfoggio della mia forza, anziché fare sfoggio della mia forza e delle mie capacità. La Pasqua è Dio che trasmette la sua potenza alla sua creatura. È Gesù che può rotolare via la pietra dalla tua vita. È Gesù che può farti affrontare la vita quotidiana e avere una prospettiva per il futuro. È Gesù che può farti compiere opere impossibili da compiere, che ti sembrano impossibili, ben più dei 501 chili che solleva il finlandese. Sapete, io ho vissuto per 25 anni, più o meno, navigando un po' qua, un po' là, insieme col Signore. Però c'era una pietra abbastanza grande nella mia vita, bella grande, e ostruiva tutto quello che facessi, e sembrava che quello che facevo non aveva senso, una prospettiva per il futuro. Tutto chiuso, tutto sbarrato, per 25 anni avevo provato a rotolare via questa pietra da solo, con lo studio, con lo sport, con la filosofia, con tante altre cose. Ho perso energie, tempo, lacrime, fino a quando ho scoperto che c'era già chi aveva rotolato via quella pietra per me. Tanti anni che io, prima che io nascessi, e tanti anni prima che io fossi persino concepito, qualcuno che, morendo in croce, stava pensando a me nel momento che pregava, che pregava il Signore, dicendo: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Qualcuno che è risuscitato dai morti, che risuscitando dai morti mi faceva partecipe della sua potenza. Ora, riuscite a credermi? Ci riuscite a credere? Quando dico che Gesù, qualsiasi sia l'impresa che vi proponete di fare, lui è lì, è un'impresa che non sia possibile portare a termine con le potenze umane. Qualsiasi sia la dimensione della pietra enorme che blocca la vostra vita, lui è capace di spazzarla via. Ci credete? Ci credete qui, nella testa? Ci credete qui, nel cuore? O non ci credete affatto? Ora non dovete credere a me,
Mi date la prossima? Efesini 3:20. Questo è Paolo che lo dice. Colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Però di sicuro la mia vita non è una di quelle eclatanti, non è uno. Infatti, se cercate Marco Delle Monache, non mi troverete su Wikipedia. Non so, la mia vita non assurge a quella potenza. In fondo, io la mia vita era una vita normale, venivo da una buona famiglia, senza grandi problemi, no sex, no drugs, no rock and roll, in pratica nel senso di droga e vita sfrenata. Ero un piccolo esempio della potenza della risurrezione, ma è il mio che è importante. Però vorrei parlarvi di altri che trovate su Wikipedia. Per esempio questa signora qua, questa è una suora comboniana, si chiama Azazet Kidane. Azazet è nata in Etiopia, in Eritrea, scusate, ha una doppia cittadinanza, sia eritrea che britannica, nel 1944. Negli anni 70 l'Etiopia era sotto un regime comunista molto molto duro, e i prigionieri politici e i cristiani venivano ammassati nei container. Quelli erano, visto che non c'erano abbastanza carceri da dove mettere dentro le persone, saranno inventati, prendevano un container e ci schiaffavano dentro le persone in Etiopia, sotto il sole, comodo. Ai cristiani era impedito di pregare, per cui dentro questi container c'erano sia persone credenti che non credenti, ma i credenti là dentro, se li sentivano che pregavano, li ammazzavano subito. Allora, Azazet a un certo punto ha avuto il coraggio di andare dal dittatore e di dire: non è giusto quello che stai facendo, tu non puoi impedire ai miei fratelli e alle mie sorelle di pregare, lascia che preghino. Non sto dicendo di liberarli, ma lascia che preghino. Allora il dittatore che cosa ha detto? Ok, possono pregare, ma tu dovrei andare assieme a loro. Se tu vuoi che io lasci loro che preghino, tu devi entrare dentro il container. Azazet è stata dentro i container, innocente, non era accusata di niente, insieme con quelle persone perché potessero pregare. Che ve ne pare? Era abbastanza grande il macigno che ci aveva davanti Azazet? Chi mi rotolerà la pietra? Azazet entrò nei container, pregò assieme ai credenti e molte persone là dentro furono salvate nel nome di Gesù grazie alle preghiere di Azazet e degli altri credenti che stavano assieme a lei dentro i container. La notizia arrivò ai media di tutto il mondo, che chiesero all'Etiopia di smetterla con questa pratica inumana. Azazet dal 2010 vive in Terra Santa, in Israele. In Terra Santa, in Israele, ogni anno arrivano, attraversando il Sinai, persone dagli altri parti dell'Africa che servono come manovalanza alle persone che stanno in Israele, purtroppo. Un po' come succede in tanti posti nel mondo. Attraversano il Sinai, sono condotti da persone di pochi scrupoli, da sfruttatori, vengono messi in dei campi prima di farli entrare lì, gli viene fatto di tutto, e poi vengono rivenduti in Israele o come lavoratori a basso costo, o le donne come prostitute. E le donne, prima di entrare in Israele, avete capito, ancora una volta, chi mi rotolerà la pietra? Azazet ha avuto il coraggio di andare a denunciare e a svelare tutti i traffici e a denunciare la rete di campi di tortura che c'erano all'intorno Israele e creare una struttura che potesse prendere le donne che erano state violentate e poterle riportare a una situazione che fosse quella umana,
Molti sono stati smantellati di campi di tortura, molti cugini arrestati, molte donne salvate dall'abuso quotidiano. E alla prossima. Questo lo conoscete, vero? Nick Vujacic, questa è una star ormai internazionale. Nick è australiano, è nato senza braccia e senza gambe a causa di una rara malattia che si chiama tetramelia. Da piccolo a scuola i bulli hanno fatto di tutto e di più. Lui ha cercato un paio di volte di suicidarsi lasciandosi cadere all'interno della vasca da bagno della casa. E ancora una volta, chi mi lo tollerà la pietra? Chi mi lo tollerà la pietra? Un giorno la madre gli mostrò su un giornale l'articolo di una persona che era nelle sue stesse condizioni e era credente. Fu una svolta per la sua vita, una svolta completa per la vita di Nick Vujacic. Il momento in cui capì di non essere solo, capì che lui non doveva rotolare la pietra, ma c'era qualcuno che l'aveva rotolata per lui. Ora vive in Cristo, parla di Cristo, e a un certo punto ha sognato una famiglia. Diceva, queste erano le parole di Nick Vujacic una decina di anni fa, diceva: anche se mi rendo conto che non potrò tenere le mani di una donna, quando arriverà il momento saprò tenere il suo cuore. Così diceva 10 anni fa. Mi dai la cosa? Questa adesso è la famiglia di Nick. C'ha una moglie stupenda, 2 figli maschi e 2 gemelline, 4 figli. È stato veramente benedetto. E così è la sua vita, una moglie e 2 maschi. Vabbè, tu forse stai pensando, vabbè Marco, queste sono storie di grandi personaggi, persone uniche al mondo, persone che trovo su Wikipedia, dammi qualche cosa con cui posso rassomigliarmi. Allora lasci che ti parli di te la prossima? Questa si chiama Paola, o diciamo che si chiama Paola. È un nome di fantasia. E questa è una storia vera, è assolutamente reale. Io la conosco, voi no. Per me Paola, comunque sì, o in qualsiasi maniera si chiami, è quasi una figlia. Paola è credente, Paola è sposata, Paola è disoccupata e per dare una mano alla figlia, alla famiglia, va a lavorare quei lavoretti che si trovano tipo un negozio qualche ora al giorno, magari verso la chiusura, per fare le pulizie. Una sera si rompe la macchina, va, entra in macchina, non va in moto. Il padrone del negozio dice: vabbè, che problemi ci sono, ti porto a casa io. Solo che durante il tragitto non va a casa, devia, e succede quello che vi immaginate. Paola torna a casa, si fa una doccia fino a scorticarsi la pelle, a togliersela per levare lo schifo da se stessa. Prende, va a letto e per giorni non dice nulla, nessuna comunicazione. Ci vorrà quasi una settimana per metabolizzare tutto, per raccontare tutto alla sua famiglia e per andare a denunciare la cosa in questura. La giustizia farà il suo corso, chiaramente, ci vorranno anni. Questa persona che ha abusato di lei, che cosa farà? Non lo so, vediamo. Ci vogliono circa 15 anni per concludere una causa. Ma nel frattempo lei, chi mi rotolerà la pietra? Paolo avrebbe avuto voglia di uccidersi e difatti ci ha provato a buttarsi giù con la macchina da una curva. Ma a un certo punto Paola chiama una coppia di amici che conosceva, va da loro e lì capisce che non deve rotolare quella pietra, quel macigno enorme da sola,
che anche Gesù, anche quel macigno l'ha rotolato per lei. Quella tomba che ha aperto e quel macigno che è stato spostato è il simbolo che la sua vita, la sua cattiva esperienza può essere rotolata via e può essere rigenerata. Anche quel macigno in quel giorno di Pasqua di 2000 anni fa, anche quella violenza era stata rotolata via da Gesù. La vita di Paolo è cambiata da quel giorno, in meglio, non per via della violenza, ma per via della potenza di Cristo che ha rotolato via la violenza. Il matrimonio, prima il matrimonio di Paolo era traballante, c'erano state pure qualche cosa che era poco chiara tra i due e forse anche qualche tradimento, e quel matrimonio invece si è cementato dopo questo nell'amore e nel sostegno reciproco. È arrivato un altro figlio e loro come coppia non sono più membri di una chiesa, ma sono ministri in quella loro chiesa. Molto spesso la pietra da rimuovere più grande nella nostra vita è la mancanza di Gesù, quella che è la pietra più grande da rotolare via. Azazet Kidan, quella che abbiamo visto, la donna che ha salvato i profughi in Israele e che ha salvato persone nei container in Etiopia, ha detto questo: quello che ho visto accadere dinanzi ai miei occhi, persone che si sedevano davanti a me, uno persecutore e l'altro perseguitato, e capivano che il loro dolore era lo stesso, che soffriamo tutti e che tutti moriamo, e si perdonavano. Beh, questa cosa solo Dio la può dare. Nick Vujacic, tetramelico, senza braccia, senza gambe, ha detto questo: chiunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo, attraversando, Dio lo sa, Lui è con te e te ne trarrà fuori. Non dipende da quello che sono capace o non sono capace di fare, ma da quello che divento per la potenza di Gesù Cristo. Paolo ha detto: la potenza di Dio si manifesta in pieno in quelli che sono deboli. Ognuno di noi è debole in qualche aspetto, ognuno di noi è mancante, ognuno di noi ha dei dubbi, ognuno di noi dice in una certa maniera: chi mi rotolerà la pietra? Chi scoprirà la pietra? C'è chi decide di lottare da solo e chi decide di accettare la Pasqua, di ricevere l'aiuto di quella pietra rimossa, di quella forza che ha spostato la pietra e di quella tomba vuota e senza nessun cadavere. Se lo accetti, se tu accetti la Pasqua, se tu accetti quella potenza, puoi guardare dentro la tomba, così come fecero Maria di Magdala, Maria di Cleofa e Salome. Prossimo. Marco 16, versetto 6. Perciò entrarono nella tomba e videro seduto sulla destra un giovane vestito di bianco. Le donne si spaventarono, ma l'angelo disse: non meravigliatevi, state cercando Gesù di Nazaret che hanno crocifisso? Non è qui, è risorto. Ecco il posto dove avevano messo il suo corpo. Chi ci rotolerà la pietra? Gesù già l'ha fatto. Gesù lo ha fatto. Lo ha fatto per dare a te e a me la stessa sua potenza. Devi solo varcare quella soglia vuota, la soglia di quella tomba vuota. Devi solo entrare dentro e constatare che non c'è più un cadavere, perché Gesù è risorto. Devi soltanto accettare la risurrezione di Cristo. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie della tomba vuota. Grazie della pietra rimossa. Grazie che la sofferenza tua si è tramutata in gioia in un giorno di Pasqua di 2000 anni fa. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio accettare quella potenza.
Io so che tutto quello che posso io è nulla senza di te, che non posso spostare le pietre della mia vita, che non posso spostare i macigni, i megalitos che si mettono davanti al mio cammino, ma che lo posso soltanto se ci sei tu nella mia vita. E Signore, io in questa Pasqua la voglio accettare, voglio guardare dentro quella tomba vuota e vedere che tu non sei lì, ma sei tornato in cielo e mi aspetti, e che tu mi hai mandato lo Spirito Santo per spostare quei pensieri. Per questo, Signore, ti chiedo di riempirmi col tuo Santo Spirito, affinché i macigni della mia vita possano essere spostati, qualunque essi siano. E tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.